8 modi per guadagnare con le case. Non ti sto parlando di metodi miracolosi dove spendere 1 milione di euro in immobili e poi affittarseli. Cioè, quello va bene se lo puoi fare, ma andiamo a parlare proprio di modalità di guadagnare con le case che sono attuabili. Ovviamente ci vuole un po' di impegno, quindi rimani fino alla fine del video in modo che andrai insieme a me ad approfondire ogni singolo argomento, passo dopo passo. Aspetta, YouTube mi dice che il 45% delle persone che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale. Se sei tra una di quelle persone, iscriviti, perché tu rimarrai aggiornato, aggiornata su tutti i nuovi contenuti e per me farai una grande cosa con un piccolo gesto. Ti lascio al video. I modi per guadagnare con le case. Partiamo dal primo, il flipping, che non vuol dire giocare a flipper. Il flipping è una modalità molto usata nell'ambito immobiliare per guadagnare con le case. Ci sono due modalità di flipping. La prima, compri una casa che normalmente sul mercato vale 110.000 euro. Tu la compri all'asta a 45.000 euro. Faccio proprio dei divari molto ampi per farti capire meglio come funziona. La prendi, magari ci metti dei mobili carini, perché è importante presentare la casa, l'ho già detto, lo sai, quindi ci sono anche dei video ad hoc. La presenti in modo carino e la rivendi a 100, ma anche 110, però la rivendi a 100. Ci hai guadagnato. È vero che c'è la plusvalenza, però nonostante quello hai avuto un guadagno da questo comprare e rivendere. Il secondo caso, mettiamo caso che hai un'impresa edile, ma comunque hai contatti molto vantaggiosi, e compri una casa che sul mercato così com'è vale 80, la compri a 30.000 euro. Ci fai dei lavori di ristrutturazione, magari risparmiando, o magari hai tu una ditta, conosci qualche ditta, quindi da 30.000 euro ce ne spendi altre 30 di lavori, quindi 60.000 euro. Ma la casa ristrutturata non vale più 80, vale 130-140.000 euro e la rivendi a quella cifra. Hai avuto anche un guadagno maggiore da questa operazione. Quindi il flipping è comprare per rivendere e poi due modi poi per aumentarne il valore. Uno, comprarla a un prezzo vantaggioso, l'altra non solo comprarla a un prezzo vantaggioso ma anche accrescerne il prezzo. A proposito, io ho fatto un video su come aumentare il valore del tuo immobile, te lo lascio. Locazione ad uso commerciale. In che senso? Hai un ufficio, un magazzino, un capannone. Ovviamente se c'è da sistemare qualcosina per renderlo presentabile, ok? Lo dai in locazione a una ditta, a un'attività, qualcuno che mette l'attività dentro il tuo immobile. Questo vale anche per i terreni, magari i terreni dove puoi mettere del fotovoltaico o delle aziende telefoniche che mettono dei ripetitori. Hai una rendita sostanziosa, dipende anche poi dalla zona, che ti permette poi magari anche di metterti soldi da parte e fare un altro investimento, fare un flipping. Sta a te come gestire i guadagni ricavati da questa locazione. Poi una rendita continua, detto comunemente un reddito passivo generato. Puoi acquistare una casa ad un prezzo sempre buono o comunque di mercato per poi ricavarne una rendita con locazioni ad uso abitativo. La classica locazione che ogni mese hai una cifra che ti rientra, quindi sempre un reddito passivo ma con una locazione di un'abitazione. Quindi occhio a selezionare la persona, controllare bene i redditi, vedere se la casa comunque è a posto. Per locarlo serve l'attestato di prestazione energetica, che ho menzionato anche nei video, della documentazione necessaria per vendere e comprare casa. Quindi è opportuno, consiglio di affidarti a agenzie che fanno solo locazioni, quindi anche questa è un'entrata passiva. Rimanendo sempre in tema delle locazioni, andiamo a parlare di una tipologia di locazioni che ultimamente ne sento parlare tanto, sia in bene ma anche non tanto bene, quindi crea molte discussioni, che sono le locazioni brevi, metto in gergo affitti brevi, perché l'affitto non è la locazione. Scrivimi se lo vuoi, se vuoi sapere il perché e quali sono le differenze nei commenti e ti ci faccio un
video ad hoc. Se ne sente parlare spesso di locazioni brevi, sia turistiche, hai una casa vicino al mare, lo affitti l'estate settimanalmente o mensilmente, o anche per 2 settimane. In alcuni casi, come in alcuni siti per queste locazioni brevi, anche al giorno, 50 euro al giorno. C'è chi affitta anche a stagione invernale, quindi solo da settembre a maggio, mensilmente, ma c'è chi anche giornalmente tutto l'anno. Dipende anche dalle zone, da come, dalla target dei clienti che vanno in locazione in quel periodo, spesso comunque sempre per casa vacanze, o anche in zone universitarie per gli studenti. Quindi se hai un immobile, per esempio a Pescara, zona università, lì c'è il doppio investimento, soprattutto se stai vicino allo stadio, perché lì sei tra il mare e l'università. L'inverno agli studenti, l'estate ai bagnanti. Ovviamente le locazioni brevi mensilmente hanno un reddito molto più alto rispetto a una locazione residenziale e quindi ti permette, soprattutto con questo doppio investimento, di generare un rientro, chiamiamolo passivo, ma passivo non è, perché soprattutto per le locazioni ad uso vacanze devi organizzarti per la pulizia, per il cambio delle lenzuola, per l'ingresso dei nuovi inquilini, dei nuovi conduttori. Quindi o metti del personale che ti aiuta, che comunque è un costo, questo magari ti conviene se hai tanti immobili con locazioni brevi, o comunque devi farlo tu. Chiamiamolo un rientro economico semipassivo. Adesso parliamo del crowdfunding immobiliare. Che cos'è? Noi siamo abituati a vedere il crowdfunding come un po' una colletta. Io voglio fare questo progetto, mi metto su una pagina dedicata e ricevo fondi. Qui è un misto, nel senso che, faccio un esempio concreto, c'è un'impresa, può essere pure una singola persona, però in questo caso una società che chiede: vuoi diventare proprietario di una parte di questo immobile? Magari oltre a te ci sono altre persone che si comprano una piccola parte di un immobile. Poi il ricavato dell'operazione immobiliare, per esempio una vendita, va ridiviso con tutti quelli che hanno partecipato all'acquisto di quel pezzettino dell'immobile, di una quota. Questo ti permette, soprattutto se stai iniziando da poco a fare gli investimenti immobiliari, di fare comunque un'operazione con una cifra abbastanza contenuta. Quindi è buono per questo motivo. Un metodo che si usa anche soprattutto all'estero, ma in Italia esiste, anche se non è legato a leggi italiane, quindi in Italia si rifanno comunque a leggi della Comunità Europea, e ne ho già parlato in un video dove vado proprio a sviscerare tutti gli argomenti, te lo lascio perché qui andrò solo a menzionarlo. Stiamo parlando del trust immobiliare. E che cos'è? Siccome l'ho già approfondito appunto in un altro video, te lo spiego un po' in modo molto semplice, modo pop. Immaginiamo un contenitore, che è una società, per esempio, che ha questo contenitore. Tu prendi la tua casa, ovviamente non fisicamente, immaginalo così, ma per farti che prendi la tua casa, chiedi a questa società: io voglio mettere questa casa in questo contenitore che si chiama trust. La metti per 8 anni oppure per tutto il resto della mia vita, sta lì, lo gestisci tu, quindi vado a spossessarmi dell'immobile, anche se la proprietà non è totalmente sempre mia, vado solo a spossessarmi, quindi il possesso ce l'ha questa società dell'immobile, ovviamente. Gestiscilo, farne ricavare qualche frutto, ovviamente la società prenderà qualcosa, giustamente, e poi, finito questo trust, una parte di quei frutti e l'immobile stesso lo dai al beneficiario. Uno dice: ma scusa, non lo posso fare io, cioè mi metto i frutti da parte e poi glieli do. Puoi anche fare, però il trust ti dà una sicurezza molto importante, ovvero magari tu hai una ditta, le cose potrebbero andare in maniera diversa, potresti avere debiti, pignoramenti. Se metti questa casa nel trust, ovviamente prima prima di far accadere determinate cose, il trust ti protegge la casa da queste intemperie, chiamiamole, queste situazioni che non sono proprio il massimo, non sono piacevoli, e quindi ti permette di salvare le potenzialità, il reddito, i frutti di quella casa, per poi arrivare al beneficiario e ovviamente arrivare allo scopo. Questo è il trust immobiliare. Torniamo all'argomento terreno. Prima ho accennato locazione di terreni, che è un investimento, ma puoi investire anche in altro modo in terreni per ottenere un profitto. Hai un terreno edificabile oppure trovi all'asta, parlo sempre dell'asta perché si risparmia, comunque trovi un terreno ad un prezzo buono edificabile in una zona appetibile, o lo puoi rivendere a un costruttore, puoi fare una permuta, che capita spesso, magari ci si possono realizzare
15 appartamenti e il costruttore ti dice: guarda, mi dai il terreno, io ti do 3 appartamenti e 3 garage. E ovviamente, comprando un terreno a 30.000 euro, un esempio, ti escono 3 appartamenti che valgono 290.000 euro l'uno, più 3 garage da 25.000 euro l'uno, è un grande investimento. Li puoi affittare, uno lo puoi affittare, gli altri li puoi vendere, ci puoi fare tante cose. E quindi è un grande investimento, ovviamente una rendita anche questa passiva, una grande rendita. Invece un'altra modalità, l'ultima modalità che ti elenco, è il cosiddetto saldo e stralcio. Mettiamo caso che c'è una casa dal valore di 80.000 euro. Il proprietario ha un debito di 75.000 euro. E questa casa sta in fase di pignoramento, ma non ancora va all'asta, quindi c'è un decreto ingiuntivo, c'è un debito. Magari o di una banca, ma spesso poi le banche le vanno a delegare a delle società di recupero crediti. E cosa fai? O tu stesso, se magari sei già esperto, o attraverso un'agenzia che ha del personale che è esperto in questo, o tramite un legale, vai a contrattare con la banca o con l'istituto di recupero crediti, dicendo: guarda, non è facile magari da vendere questa casa, il debito è 75, io mi compro questa casa e ti estingo il debito, ma dandoti 40.000 euro. Quindi con 40.000 euro compri la casa, estingui il debito e quindi aiuti anche il debitore a uscire da questa situazione. E quindi compri una casa ad un prezzo minore per poi reinvestire, quindi locazione o vendita. Quindi come il flipping, quindi tutto collegato. Se vuoi poi un video specifico sul saldo e stralcio, scrivimi. In Italia soprattutto, anche se il mercato cambia continuamente, la casa è sempre un grande investimento. Perché si parla tanto, in altri paesi è meglio, in alcuni sì, ma in molti no. L'Italia rimane sempre un posto dove investire sul mattone è sempre una buona cosa. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento. Nella bio trovi tutte le testimonianze di chi, anche video, di chi ha venduto casa con noi al 100% del prezzo richiesto, in alcuni casi anche un prezzo superiore, in tempi congrui, con il metodo Open House 2.0. Trovi anche informazioni sul metodo, i contatti diretti per potermi iscrivere e lasciare i tuoi dati, oppure per chiamarmi proprio, quindi telefono, WhatsApp. E trovi contenuti esclusivi per approfondire ancora di più gli argomenti sugli altri canali social che trovi appunto in descrizione. Ti auguro una buona vendita e anche il meglio. Ciao! Qui trovi dei suggerimenti per altri video che ho realizzato e ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su nuovi contenuti che usciranno.